sono Maria Girolomoni, sono socia della cooperativa Gino Girolomoni, sono presidente della Fondazione Girolomoni. La storia della cooperativa nasce nel 1977, è l'anno della fondazione, ma in realtà le prime basi vengono gettate nel 71, quando iniziano le prime manifestazioni culturali legate alla valorizzazione della civiltà contadina. Grazie a mio padre Gino Girolomoni e a nostra madre Tullia Romani e altri amici di Isola del Piano che poi li hanno seguiti anche nel cammino della cooperativa. Sicuramente nostro padre oggi è considerato uno dei pionieri dell'agricoltura biologica e ha avuto una visione di tutta questa esperienza assolutamente lungimirante e contemporanea. Lui aveva già cercato un luogo in cui costruire un'alternativa, sia economica ma anche sociale e spirituale. E questa alternativa l'ha vista proprio qui, sulla collina di Montebello, Isola del Piano, a 30 km dal mare, a 15 da Urbino. Decide insomma di occuparsi di agricoltura perché insomma le sue origini erano contadine. Così si avvicina all'agricoltura biologica, un'agricoltura che appunto non reca danno né all'ambiente né all'uomo che poi se ne ciba dei prodotti di quella terra trattata in un certo modo. Sono Pierfrancesco Fattori, presidente della cooperativa Montebello, che aggrega circa 300 agricoltori soci, che sono i nostri produttori, i fornitori della materia prima principale che serve a noi, che sono i grani, grano duro in primis, poi anche grani antichi, e ai quali noi garantiamo anche la produzione di altre colture necessarie per la sana conduzione agronomica di un'azienda agricola. Sono per la maggior parte agricoltori marchigiani, la maggior parte sono nel Montefeltro, nella zona nel Pesarese, dove praticamente è nata la nostra esperienza. Sono Giovanni Battista Girolomoni e sono il presidente della cooperativa Gino Girolomoni. Qua nella collina di Montebello, oltre che essere agricoltori biologici dagli anni 70, siamo anche mugnai e pastai. Pastai già dagli anni 80 abbiamo costruito il nostro pastificio completamente dedicato all'agricoltura biologica, quindi non solo parte agricola ma anche trasformazione del prodotto per una maggior cura, una maggior tutela e una maggior garanzia di tracciabilità. Cappelli, farro e graziella ra sono i nostri grani antichi che abbiamo selezionato con cui fare la pasta. Il graziella ra in particolar modo è il nostro fiore all'occhiello che coltiviamo praticamente a 30 km dal pastificio e poi tutta la nostra trasformazione interna e quindi proprio a chilometro zero. Un grano corasan e rappresenta un po' il nostro piccolo gioiello. Il nostro mulino è il più piccolo mulino a cilindri che si potesse installare. Il processo che guida questa fase è quello di non fare una molitura aggressiva, infatti per non surriscaldare il prodotto e mantenere quanto più possibile i nutrienti del grano. Stesso principio che poi viene mantenuto anche nella pastificazione che viene fatta a temperature controllate per lunghi tempi, perché la pasta corta viene essiccata in 8 ore, la lunga in 12. Non vogliamo assolutamente danneggiare i nutrienti della materia prima. La storia del grano antico graziella ra è una storia che parte da lontano. Abbiamo iniziato a coltivarlo a partire dagli anni 70. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, siamo partiti da pochi chicchi, poi abbiamo avviato un processo di selezione, da pochi chicchi ne abbiamo selezionato una linea pura. Del graziella ra controlliamo ogni singolo passaggio, dal seme al prodotto finito, ma quando dico seme intendo proprio seme, che partiamo dal prenderci cura proprio della purezza della linea del grano corasan, proprio dalla sua origine, dal nucleo. Il grano corasan graziella ra è un grano con caratteristiche nutrizionali medio-alte ed è un grano, oltre che bellissimo da vedere, molto importante perché porta biodiversità nelle nostre tavole. Una buona pasta nasce dal campo, anzi nasce dal seme. E per fare una pasta di buona qualità bisogna partire da semi di qualità. Da anni sosteniamo la ricerca tramite la Fondazione Seminare il Futuro che ci permetta di portare a nuove varietà che siano da una parte adatte all'agricoltura biologica, dall'altra ci portino semi che ci facciano produrre grani che siano buoni sia da un punto di vista di quantità sia da un punto di vista di qualità per la pastificazione.